Federica D'Amico, presidente Circolo Legambiente Fortore. Ecco, il murales inaugurato oggi rientra nel progetto La Morgia, bottega di talenti, che è risultato appunto vincitore della quarta edizione dell'avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Siamo qui oggi ad inaugurare una delle quattro aree che vede protagonisti la rivalorizzazione e riqualificazione del aree di Pietracatella. Siamo qui nella Piazzetta Rossa, che è stata pensata come foro delle arti visive, le arti creative, foro cinematografico e teatrale. Nelle prossime settimane porteremo avanti i lavori nella Neviera, prevista come laboratorio del divertimento, nell'osservatorio come terrazza narrante dei paesaggi culturali e paesaggistici di Pietracatella, e allestiremo una aula verde polifunzionale dove potersi, diciamo, rilassare. Il nostro secondo murales, da quando ci siamo insediati, è stato uno degli obiettivi di questa amministrazione, cercare di dare un po' di bellezza, di ridare un po' di bellezza a questi borghi, e i murales, vediamo quello che è successo a Civita Campomarano, sono, diciamo, una parte di questa bellezza, di questi piccoli borghi, potranno essere una parte. Oggi inauguriamo questo murales fatto da un artista Hiro, che è molto conosciuto e famoso in tutto il mondo, che di stanza, di base, ha scelto di vivere qui in Molise a Sant'Elia e ci ha onorato di accettare questa, diciamo, questo incarico per tradurre questo progetto finanziato appunto dal Ministero della Cultura per la rigenerazione di alcune parti dei borghi. Hiroyasu Tsuri, in arte To One, oggi l'inaugurazione del tuo murales. Io questa acqua e acrilico dipingere con la pampa, e mi piace fare con questo materiale perché io puoi fare da distanza della murale e io puoi vedere meglio. Io sempre prendo ispirazione del vicino di location del murale, naturale, colore, storia. 3 anni fa noi comprato una casa a Sant'Elia. Mia moglie e io già abita in differenti paesi, in grande città, ma noi vogliamo un'altra differente vita.